tentazioni, combatti da forte con le anime forti e combatti assieme col Supremo Duce. Nelle cadute non te ne stare lì, prostrata di spirito e di corpo. Umiliati molto, ma senza perderti d'animo. Abbassati senza degradarti. Lava le tue imperfezioni e le tue cadute con sincere lacrime di contrizione, senza mancare di fiducia nella divina bontà, che rimarrà sempre più grande della tua ingratitudine. Proponi di emendarti senza presumere di te stessa, ma la tua fortezza deve essere riposta in Dio solo. Confessa sinceramente, in ultimo, che se Dio non fosse la tua corazza ed il tuo scudo, tu saresti incautamente trafitta da ogni specie di peccato. Carissimi, pace e bene a tutti voi e buona giornata in compagnia di San Pio da Pietrelcina, ma anche in compagnia, ecco, della nostra fraternità, in compagnia di questa comunione spirituale che si instaura tra i tanti devoti di San Pio, di Padre Pio. E Padre Pio oggi ci offre uno stimolo molto importante per la nostra riflessione. Abbiamo ascoltato come dice: nelle tentazioni combatti da forte e con le anime forti e combatti assieme col Supremo Duce, cioè con il Signore Gesù. Combattere, combattere. Questo manca alla nostra dimensione cristiana. Ormai ci siamo assopiti, ormai ci siamo abbandonati, noi abbiamo perso questa dimensione del combattimento spirituale. Sapete, quando noi siamo stati battezzati, siamo stati abilitati a questa lotta. Quando ognuno di noi è stato battezzato, ha ricevuto la prima unzione, che è l'unzione con l'olio dei catecumeni, e questo olio era l'olio con il quale si ungevano i guerrieri, si ungevano i combattenti. Perché? Perché ungendoli di olio, quando il nemico, quando il rivale ti afferrava, tu potevi sfuggire, no? Essendo ricoperto di olio, quando il rivale ti acchiappava, no? Tu potevi sfuggire. E così è per noi battezzati. Noi siamo stati unti con quest'olio simbolicamente perché siamo stati abilitati al combattimento e alla battaglia spirituale. E Padre Pio questo lo sa bene. Quante battaglie, quanti combattimenti Padre Pio ha dovuto sostenere non solo per se stesso, ma anche per i fratelli, anche per le persone che si affidavano a lui. Non c'è vita cristiana, fratelli miei, senza combattimento. Se non combattiamo, se non ci immergiamo realmente in questa lotta contro il male, non possiamo progredire nella vita spirituale. Allora domando a me e a ciascuno di voi: qual è il male, la tentazione, il punto debole con cui tu devi combattere nella tua vita? Qual è questa dimensione che sembra insormontabile e che tu non riesci a sconfiggere? Prima di partire al noviziato, prima di partire per il convento, qui il giovane Francesco Forgione, Padre Pio, ebbe questa rivelazione, ebbe questo sogno, non sappiamo sotto quale forma abbia visto tutto questo, no? Che ha rivelato, ecco, la sua vocazione, che è proprio quella di combattere il male. Ricordate quando questo giovane ragazzo, Francesco Forgione, fu trasportato in questo luogo e dove veniva, ecco, incitato da una figura luminosa a combattere contro questa figura tenebrosa, questa figura brutta, no? Orrenda. E questo uomo luminoso, che era il Signore Gesù, evidentemente lo incitava: combatti, combatti, combatti. E Padre Pio, in questo sogno, in questa rivelazione, ha combattuto aspramente
con questa figura che era più enorme di lui, ma lui ha combattuto, sostenuto dal Signore, e il Signore poi gli ha dato la corona di gloria. E questa è la vita spirituale. Se non combattiamo, se non ci mettiamo con il proposito fermo di respingere il male, noi soccomberemo quotidianamente, cioè cadremo nei compromessi, e i compromessi non appartengono ai cristiani. Allora, carissimi, che Padre Pio ci insegni a combattere ogni giorno per raggiungere la vetta e la meta della santità. Pace e bene a tutti voi.